Dio ti ha dato uno spirito di forza. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Oggi ricordiamo Timoteo e Tito, collaboratori di San Paolo. Accogliamo le letture che la liturgia oggi ci propone. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca 10:1-9. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Amen. Oggi vorrei leggervi anche la prima lettura dalla seconda lettera di San Paolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo, infatti, della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice, e che ora ne sono certo e anche in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Amen. Carissimi, oggi vediamo queste due persone molto importanti nell'evangelizzazione della prima Chiesa. Ieri abbiamo ascoltato il brano della conversione di Paolo, di come lui ha visto questa grande luce nella sua vita che lo ha cambiato e lo ha fatto luce delle genti per portare il Vangelo. Alcuni dei testimoni evangelizzati da Paolo stesso sono proprio Timoteo e Tito. Timoteo è uno dei primissimi collaboratori proprio nel secondo viaggio di Paolo. Poco dopo il suo inizio lo trova, vede come reagisce all'evangelizzazione, la sua ottima risposta e lo porta con sé e inizia a viaggiare. Così più tardi troverà anche Tito, due giovani che poi metterà a capo di alcune chiese, in particolar modo la chiesa di Efeso, Timoteo, e la chiesa di Creta, Tito. Ecco che oggi abbiamo ascoltato un Vangelo che parla di non solo evangelizzare, ma parla anche della messe di Dio, la vigna del Signore, che è abbondante. E c'è bisogno di avere operai.
Gesù dice: pregate che il Signore della Messe mandi operai. Noi come Chiesa molto spesso ci sediamo come sul divano dicendo: Signore, manda operai. Poi guardiamo, gli operai non ci sono, non arrivano, e diciamo: vabbè, prima o poi arriveranno. Noi continuiamo a pregare. A volte questo è un errore, soltanto pregare. Perché lo Spirito Santo illumina il cuore delle persone che pregano dicendo a qualcuno di esse: io sto chiamando te. Va bene che preghi per gli altri, ma io sto chiamando te a dare la tua vita per il Vangelo. Io sto chiamando te perché tu vada come un agnello in mezzo ai lupi. Perché immediatamente dopo Gesù dice a questi 72: andate, dice, vi mando. Capite la differenza? Noi a volte prendiamo solo la prima parte. Pregate per gli operai che arrivino e rimaniamo lì. Ma la seconda parte, immediatamente dopo, Gesù dice: voi 72 avete pregato, andate subito adesso. Voi siete gli operai, voi siete coloro che annuncerete il mio Vangelo, che porterete la mia gioia. Ecco, Timoteo è stato uno di quelli, appena convertito, appena iniziato al Vangelo, al cristianesimo, segue Paolo. E Paolo, un po' di tempo dopo, gli dice in questa lettera: ravviva il dono di Dio che è in te. Ravviva il dono di Dio che per l'imposizione delle mie mani è dentro di te. E poi dice: sappi che Dio non ti ha dato uno spirito di paura. Quante volte noi pensiamo di non essere all'altezza, di non essere forti, di essere deboli, di essere incapaci di portare questo annuncio. Ma Paolo stesso ci dice oggi: sappi che tu hai il dono dello Spirito Santo. Sappi che tu in Lui hai la capacità di parlare con autorità. Ecco, la timidezza, la paura di cui parla Paolo, in greco, è sinonimo di codardia. C'è mancanza di coraggio, mancanza di slancio, di entusiasmo. Ma dice: tu hai lo Spirito Santo, uno spirito che è forza, che è potenza. E lo senti anche nel tuo corpo, nel tuo cuore. Uno spirito che è amore, amore inteso come agape. Questo amore di Dio che è straordinario, che scende e riempie ogni cosa. E infine uno spirito che è di prudenza, cioè ti dà una capacità intellettiva di superare gli ostacoli, di superare le prove, ogni difficoltà. Allora oggi, fratelli e sorelle, come Timoteo, come Tito, come i 72, ci mettiamo alla presenza di Dio, non solo dicendo: oh Padre, manda operai nella tua mensa. E di preghiere di questo tipo ne facciamo già tante. Ma la preghiera seconda che dobbiamo fare, che ci manca molto spesso, è questa: eccomi Signore, manda me. Non guardo a destra o a sinistra chi chiamerà Dio. Eccomi Signore, manda me. Sono disposto a seguirti, sono disposto ad essere un tuo discepolo. Signore Gesù, grazie per queste tue parole. Grazie perché oggi ci incoraggi a seguirti e a seguire la tua chiamata. Signore, perdona tutte quelle volte in cui io e noi diciamo di essere deboli, di non avere la forza di essere tuoi testimoni gioiosi. Tu che ci hai donato lo Spirito Santo, facci sperimentare che il tuo Spirito è potenza, è amore, è discernimento. Il tuo Spirito ci incoraggia ad andare avanti e anche oggi a dirti: eccomi Signore, manda me. Vado a portare la tua luce a coloro che sono nelle tenebre. Vado a portare la tua gioia a
coloro che sono nel pianto e nella tristezza. Voglio andare a portare la speranza a coloro che l'hanno persa e sono disperati. Eccomi, Signore, manda me. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ti ha dato uno spirito di forza. Questo è lo slogan di oggi. Dio ci ha dato questo spirito per rispondere alla sua chiamata e per essere dei cristiani coraggiosi, gioiosi e testimoni suoi. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online, attraverso la quale potrete conoscere la parola di Dio, studiarla e incontrare Cristo nella Bibbia. Come dice San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Iscrivetevi nel nostro sito web. Fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Beati i poveri in spirito. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione.